certe parole della scrittura sono veramente dure. A volte sembrano contraddittorie, perché a volte la parola di Dio ci presenta un Dio misericordioso, accogliente, un Dio che perdona sempre. Dio perdona sempre quando noi gli consentiamo di perdonarci, quindi quando noi ci pentiamo. Eppure Geremia, che alterna queste, insieme ad altri profeti, queste immagini di Dio, di un Dio che perdona, di un Dio che lacrima per il suo popolo, e scrive anche delle parole dure da parte di Dio. Siamo al capitolo 15, versetto 6 del libro di Geremia, che ci sta accompagnando in questo nostro cammino di Quaresima, in quest'ultimo tratto della Quaresima, prima dell'inizio della grande settimana, la Settimana Santa. Tu mi hai rigettato, dice il Signore, mi hai girato le spalle e io ho steso la mano per annientarti. Sono stanco di avere pietà. È un lamento di Dio, certamente, un lamento sconfortato del Signore. E dopo questo lamento, addirittura Geremia raffigura Dio che con una pala spazza via il suo popolo, Israele, scagliandolo appunto come folate nel vento, così scrive e commenta Gianfranco Ravasi. Eppure, guardate, queste parole, se vengono lette bene, sono parole che nascono da un cuore che ama, da un cuore trafitto, come quante volte noi diciamo parole simili o peggiori, solo perché siamo delusi, abbiamo il cuore trafitto dalle persone che amiamo. E così qui Dio, queste parole sono manifestano la nostalgia nei confronti di Dio che ama e che riceve dall'uomo semplicemente calci, noi diremmo nel nostro linguaggio umano, nei confronti di una umanità che tradisce il Signore. E questi tradimenti veramente stancano Dio. Uno scrittore francese, Julien Grin, ha scritto delle parole veramente fondamentali e che chiariscono questo lamento di un Dio stanco delle umiliazioni e dei tradimenti che riceve dall'uomo. Dio ci segue passo passo, scrive Julien Grin. Tu magari non te ne accorgi. Ci sono delle volte in cui bisogna dirgli a Dio che se ne vada, come se fosse un mendicante, perché si allontani un momento, ma poi ritorna di nuovo. Andate via, Signore, lasciate che io mi diverta, voi mi date noia, lasciatemi. E conclude l'autore francese Julien Grin, ma non va via, perché Dio è abituato agli insulti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.